Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Bart Banzetti, che mi chiede di parlare del film del 2000 di produzione italiana, diretto da Neri Parenti, con la coppia Cristian De Sica e Massimo Boldi, qui affiancata anche da Enzo Salvi e Biagio Izzo, che sono carabinieri radiati dall'alba, tutti praticamente che diventano bodyguards. Il film è appunto Bodyguards, Guardie del Corpo, che annovera poi attoroni e attrici di grandissimo spessore come Victoria Silvestre, Anna Falchi, Cindy Crawford, insomma. Perché la storia è quella dei vestiti che sono dei bodyguard falliti, che fanno un casino incredibile, bello Corcane di Bellartra, danni enormi, finché non gli viene messa dietro Cindy Crawford e via gag, modello cartone animato, e si dovrebbe ridere. Invece in realtà è semplicemente un ennesimo prodotto semi-televisivo dove la regia fa veramente schifo, i tempi comici sono praticamente quasi tutti sbagliati, ci si affida esclusivamente alla verve dei comici, e se boh, Enzo Salvi, 2 risate e mezzo, 3 fa come Boldi, il resto è veramente improvvisato totalmente. Uno dei film più brutti in quel senso, anche dei cinepanettoni, proprio quasi nessun senso, solo una parata, una sfilata di volti televisivi terrificanti che invadono praticamente la settima arte attraverso uno dei film più fetenti, in un certo senso, di questo tipo, perché non ha nemmeno una trama, cioè sono una serie di gag che ne funziona una su 50 per botta di culo, tutto il resto invece è praticamente il niente, il vuoto cosmico. Chiamarla sceneggiatura già mi sembra un pochino troppo, eppure è amatissimo dal pubblico, uno dei migliori film della coppia Boldi e De Sica, che vuol dire uno dei più brutti film delle commedie italiane degli ultimi 30 anni, in ogni caso 40 anni, perché io sono di quelli che non ho alcuna intenzione di rivalutare tale spazzatura. Tutti possiamo amare alcuni film di spazzaturati di cinepanettoni, dicendo, ma da qui a rivalutarli, almeno per me, ci vuole di molto del coraggio. Per me questa è roba inaccettabile a livello filmico, una fotografia televisiva bruciata che non sa di un cazzo, una serie di stacchi di montaggio veramente brutti, dei raccordi che non sembrano nemmeno tali, una colonna sonora invadente e stupida. Proprio siamo di fronte al classico film di merda, di una stupidità immane, proprio non ci si fa. Se io, anch'io come tanti altri, possono ridere per determinate cose, come ho detto, di cinepanettoni, cinemerdate, sapendo quello che guardano, questo è inguardabile. Della Guardia del Corpo serviva di morta a Neri Parenti, agli sceneggiatori, per tenerli lontani dalla gente che li dovrebbe tirare alle palate di merda che si meritavano per aver scritto sta roba lì. Questa roba lì è inaccettabile, ripeto, anche questa mandata di roba lì che tutti rimpiangono, perlomeno incassava, si incassava la merda, allora cosa cambiava? Nulla. Infatti ha portato a un declino deflagrante, uno di quei classici film che non si capisce nemmeno perché vengono chiamati o portati al cinema. Sì, per gli incassi, perché per il resto veramente siamo di fronte a monnezza che garba a chi gli garba la monnezza. Io il link qui sotto lo metto, sia mai lo sconsiglio anche al mio peggior nemico. Per me questo non è tempo terzo, è tempo buttato, ed è anche una bella offesa, insomma, a chi fa davvero del cinema per volerci far ridere, e quindi viene sempre, diciamo così, poi messo a fianco a troiai come questo Bodyguards, che definirlo troiaio già è volerli bene.